Buonasera e ben ritrovati ad una nuova puntata di Victory, oggi dedicata al ciclismo. E prima di andarvi a presentare il grande ospite di questa puntata, ci tengo a salutare Enrico. Ciao Anna Laura, un saluto a tutti i nostri telespettatori, in particolare agli appassionati di ciclismo. Oggi pane per i vostri denti, mi raccomando, mettetevi lì a sedere tranquilli perché oggi c'è da emozionarsi. C'è da emozionarsi e insomma c'è da parlare tanto di presente e di futuro del ciclismo italiano. Quindi andiamo subito a presentare, andiamo nel clou di oggi. Non possiamo perdere un minuto. Esatto, il primo che vogliamo salutare e ringraziare della sua presenza è Davide Cassani, adesso CT della Nazionale Maschile di Ciclismo. Salve. Ciao Davide, benvenuto, benvenuto a Victory. Oggi con te parleremo veramente di questa strada che ci aspetta verso Rio de Janeiro. È una strada che però è piena di appuntamenti intermedi molto molto importanti, quindi ci teniamo a parlare anche di questi e del ciclismo che verrà, perché tu sei proiettato anche un po' come noi verso i giovani, quindi questo ci fa molto piacere. Poi vogliamo salutare e ringraziare Gianluca Santo di Olimpia Azzurra. Buonasera, buonasera a tutti. È l'uomo del ciclismo di olimpiazzurra.com, mi raccomando andate a vedere perché lui vi tiene aggiornati appena finisce una corsa, anzi poco prima che finisca è già pronto a scrivere tutto quello che accade e tante volte insomma c'è anche il racconto in diretta delle gare, e quindi non perdetevi una gara su Olimpia Azzurra quando non avete la possibilità magari di vederla in TV. Davide, iniziamo subito parlando di nazionale che non è solo nazionale, la classica, una volta la nazionale saltava fuori una volta all'anno, adesso è cambiato tutto con la tua gestione, magari anche in parte con quella che ti ha preceduto di Bettini. Adesso è nazionale tutto l'anno, no? Vogliamo sì, dire così. È nazionale tutto l'anno perché era un po' riduttivo racchiudere un discorso azzurro in un giorno solo. A parte che quest'anno gli appuntamenti sono molteplici perché per la prima volta ci saranno i giochi europei a Baku in Azerbaijan il 18-21 giugno. È una sorta di giochi olimpici europei. Potremo schierare 6 corridori, ci sarà la prova cronometro e ci sarà la prova in linea. Poi il 16 agosto, preolimpica Rio, appuntamento molto importante perché avremo finalmente l'occasione di vedere il percorso che sarà teatro l'anno prossimo dei giochi olimpici, e poi naturalmente a fine settembre i campionati del mondo che quest'anno saranno negli Stati Uniti, in Virginia, a Richmond. Ma non solo questi tre appuntamenti, già da quest'anno, già dalla fine dell'anno scorso abbiamo pensato bene di allestire delle nazionali anche nelle corse italiane. Abbiamo partecipato al Gran Premio Costa degli Etruschi, al Trofeo Laigueglia, alle Strade Bianche, faremo tra qualche giorno il Gran Premio Nobili, parteciperemo anche alla settimana Coppie Barti, al Giro del Trentino. Perché? Perché ho la possibilità di schierare alcuni professionisti, ma soprattutto tanti Under 23. Il calendario dilettantistico negli ultimi anni si è un po' impoverito, non c'è più un Giro d'Italia baby, non c'è più un Giro delle Regioni, corse importanti che davano la possibilità ai giovani di fare esperienza, di confrontarsi con giovani di altre nazioni e di cimentarsi in corse impegnative. Dato che queste corse non ci sono più, la nazionale può dare la possibilità a questi ragazzi di confrontarsi, di fare esperienze, e io non solamente chiamare i soliti noti, ma allargare la mia rosa e testare, valutare, dare la possibilità a tanti giovani di fare una buona esperienza, una bella esperienza. Gianluca. Sì, abbiamo visto ad esempio ultimamente alla Strade Bianche, una nazionale composta soprattutto da crossisti e atleti provenienti dal fuoristrada, quindi un progetto che punta anche alla multidisciplinarietà. Io credo molto in questo progetto e i risultati li abbiamo già avuti quest'anno. La mia prima esperienza in questo 2014 è stato il Tour de San Luis, dove abbiamo schierato anche uomini che poi abbiamo schierato ai campionati del mondo su pista, come Liam Bertazzo. D'accordo con il commissario tecnico della pista Marco Villa, lo abbiamo schierato al Tour de San Luis, ha fatto bene, ma soprattutto si è preparato al meglio per i campionati del mondo. E guarda caso, i campionati del mondo è riuscito a conquistare medaglia d'argento con Elia Viviani. E stiamo facendo la stessa cosa con i biker. Marco Aurelio Fontana ha corso le Strade Bianche, così come Pettinat e come Braidotta. Sai,
Questi sono segnali forti. Naturale che Fontana è un biker, resterà sempre un biker, però ha avuto la possibilità di confrontarsi con campioni veri e propri sulle strade bianche. Questo per far capire ai giovani che l'importante è la multidisciplinarietà, un po' perché soprattutto a livello giovanile questo permette al ragazzino di divertirsi di più, perché può fare un giorno una corsa su strada, una corsa in mountain bike e perché no anche la pista. Ma è proprio il concetto che dà la possibilità a questi giovani di crescere meglio. La pista è una scuola, è perfetta per imparare certi meccanismi che possono essere utili su strada, ma anche la mountain bike. Non è un caso che certi biker da promesse del ciclismo giovanile in mountain bike sono diventati dei campioni su strada. Primo nome che viene in mente è Cadel Evans, che ha vinto anche il Tour de France, il campionato del mondo. E per restare in Italia mi viene in mente Fabio Aru e adesso il nome nuovo che sta uscendo, Diego Rosa, che già dalla fine dell'anno scorso ha iniziato a far vedere ottime cose e si sta confermando anche in questo inizio di 2015. Perché? Perché secondo me il ciclismo è cambiato, non è più quello di 30, 40, 50 anni fa. Le corse si decidono nell'ultima ora e i biker, soprattutto i biker, ma anche quelli che arrivano dalla pista, hanno questo cambio di ritmo, hanno questa capacità di lavorare con i propri muscoli in acido lattico. Perché è l'allenamento, perché sono queste corse che porta ad avere questa evoluzione. E quindi cosa succede? Tutto quello che fanno nella loro specialità se lo portano su strada e quindi hanno quelle caratteristiche che permette loro di essere vincenti anche su strada. Davide, spesso e volentieri negli ultimi tempi l'espressione ciclismo italiano è stato affiancato a crisi. Però se... Io adesso, scusate, io ti interrompo subito. Ecco. Perché fin quando noi riusciamo a vincere il Tour de France... Appunto, era lì che volevo arrivare. Cioè... Allora, ce ne fossero delle crisi così. È naturale che non è più il periodo dei Saronni, dei Moser, dei Bugno, Chiappucci... Che però il Tour de France non lo vinceva. Esatto. Cioè, noi abbiamo vinto il Tour. Cioè, la corsa più importante al mondo l'abbiamo vinta noi. Abbiamo un gruppo, parlo di professionisti, quelli che sono in squadre World Tour e Professional, quindi professionisti veri e propri. Escludo il contingente Continental. 125 professionisti. 42-43 di questi sono nati dopo il primo gennaio del 1990. Ok, sono anni che non vinciamo una classica. Parlo di classica e monumento. Perché? Perché il ciclismo si è globalizzato, ci sono nazioni che fino a qualche anno fa erano inesistenti e sono diventate brave anche per merito della pista della mountain bike e quindi gli avversari sono molto più numerosi rispetto a qualche anno fa quando il ciclismo era Italia, Spagna, Belgio, Francia e poco altro. Arrivava un americano e sparigliava tutto. Esatto. Prima è stato Lemon, no? Esatto, negli anni Ottanta. E quindi, ok, non vinciamo più come una volta, però ci sono giovani interessanti e se, come penso, avranno la possibilità di crescere un po', saranno in grado di vincere anche grandi classiche di un giorno. Quindi, insomma, diciamo che lo stato di salute del ciclismo italiano è comunque buono. Dobbiamo guardare avanti ed è per questo che dobbiamo noi della federazione e tutti quelli che seguono questo sport stare attenti che non ci sia una crisi vera e propria e quindi avere squadre, avere la possibilità e dare la possibilità ai giovani di crescere e avere la possibilità di appunto trovare il posto in cui crescere. Secondo te è stato un po' sminuito la vittoria di Nibali, cioè nel senso forse non ha avuto quella risonanza che meritava la vittoria, non so, se un italiano mai dovesse vincere a Wimbledon o nel tennis. Ma tutti oppure... i giorni sui giornali. Ecco, cioè Nibali io... no. Perché? Nibali non lo so per quale motivo, forse perché lui è un antipersonaggio, è uno di noi. Dovrebbe essere no, accolto a braccia aperte da tutti quanti. Invece, non ha avuto quella risonanza che una tale vittoria poteva avere. Anche perché alla fine, dopo quella vittoria, purtroppo si è parlato di altre situazioni che non avevano nulla a che fare col ciclismo pedalato. Sì, e forse nulla a che fare neanche con Nibali, speriamo. Esatto. Ecco, no, cioè no, ne sono convintissimo. La speranza è che... Sì, perché appunto, tanto senza girarci tanto attorno, il problema è il caso Astana, no? Sì. Lì abbiamo tra l'altro 10 corridori italiani che hanno
la possibilità di fare del buon ciclismo, sono in una grande squadra, ma questa grande squadra adesso è un po' nell'occhio del ciclone, no? Perché ci sono stati casi di doping di altri corridori che non c'entrano niente diciamo con i nostri, e quindi adesso addirittura è in ballo la licenza. Ma lo ribadisco, Nibali, Aru e tutti gli altri non c'entrano assolutamente nulla. Questo è importante dirlo, perché sono la faccia del ciclismo italiano e ci farebbe piacere che fosse assolutamente anche pulita. Perché Deddy Nibali ha avuto veramente una carriera limpida, era fortissimo da junior, dove oltre alle vittorie il modo in cui riusciva a vincere dava la dimostrazione che era un campione, sarebbe stato un campione. Da junior anche lì ha conquistato una medaglia a cronometro in un campionato del mondo, è passato professionista, ha vinto subito, tra l'altro la prima vittoria l'ha ottenuta a Faenza la settimana a Coppa Bartoli quando aveva 21 anni. Ed è cresciuto piano piano, tutti gli anni faceva qualcosa di più. E adesso, l'anno scorso, dopo aver vinto un giro, dopo aver vinto una Vuelta, ha vinto il Tour de France. E speriamo che possa rivincere il Tour, perché quest'anno ha puntato molto, quasi tutto, sulla riconferma. E proprio in vista di questa riconferma, crede che sia giusto per Nibali cercare di rivincere il Tour de France per affermarsi ancora di più come uno dei massimi esponenti del ciclismo mondiale? Subito l'anno successivo forse avrebbe fatto meglio a puntare sul Giro d'Italia, forse. Ma io sì, avrei puntato sul Giro d'Italia. Nibali ha preferito lasciare la squadra, la direzione della squadra a Fabio Aru e concentrarsi sul Tour. Una bella scommessa, non dico che sia coraggiosa. Però comunque adesso Nibali non ha paura di nessuno. Ok, l'anno scorso Froome e Contador sono caduti, ma li ritengo all'altezza di Vincenzo Nibali, o meglio Nibali all'altezza di questi corridori che anche loro hanno vinto e convinto. Sarà una bella sfida, penso che il Tour sarà quest'anno straordinario, perché ci saranno Nibali, Quintana, Contador e Froome. Chi può vincere? Difficile dirlo prima. Sicuramente il percorso è bellissimo perché ci sono pochi chilometri a cronometro e tanta salita, quindi lo spettacolo è assicurato. Si va verso quella configurazione sui grandi giri, no? Ma sì, perché alla fine, sai, oggigiorno fare la differenza a cronometro è facile, farla in salita è molto difficile. Poi non c'è da fare. Il ciclismo, almeno per quanto mi riguarda, è sfida, è salita. In una cronometro corrono contro il tempo, addirittura nello sci di fondo hanno cercato di eliminare o comunque ridurre le gare a cronometro, perché partivano una volta, perché la gente vuole la sfida uno contro l'altro, e quindi quella dove la vedi in salita. E quindi insomma diciamo che ci dobbiamo aspettare grande spettacolo quest'anno, speriamo di vederlo anche al Giro d'Italia, chiaramente, perché al Giro abbiamo Fabio Aru. Il problema per Aru è che c'è una crono di 60 km e 60 km a cronometro Sono tanti, soprattutto quando devi confrontarti con corridori come Alberto Contador, che sulla carta può dare 3 minuti a Fabio Aru. E nel ciclismo di oggi recuperare 3 minuti a Contador, che fondamentalmente è uno scalatore, non è facile. Non è facile. Allora, direi di fare un break esatto. sul ciclismo. Abbiamo un attimo sport. Esatto. Puntiamo sulla nazionale italiana di pugilato, perché abbiamo intervistato per voi Roberto Cammarelle. Campione olimpico di Pechino, e andiamo a sentire che cosa ha raccontato a Federico Militello. Roberto Cammarelle, campione olimpico a Pechino 2008 e argento a Londra 2012. Allora Roberto, ci sarai anche a Rio? Hai preso una decisione in proposito? Sì, la decisione l'ho praticamente presa. Penso che la carta olimpica ormai non mi appartiene più. Penso che salirò ancora sul ring, ma non credo che mi qualificherò per Rio 2016. Quindi diciamo è un addio anche alla carriera in nazionale, non ti vedremo neanche ai mondiali del 2015 di quest'anno? No, ho detto che non andrò alle Olimpiadi, ma non escludo di ricombattere ancora con la nazionale. Poi per il mondiale è tutto da vedere. E parlando, indicando un tuo possibile erede in Guido Vianello, cosa ci puoi dire di lui? Pensi che davvero possa ripercorrere le tue orme? Ma io me lo auguro per lui, per la nazionale.
ha un buon fisico, ha buona tecnica, ha tutti gli ingredienti giusti. Gli manca l'esperienza, ma essendo giovane inevitabilmente gli manca l'esperienza, ma si sta dimostrando coriaceo quando combatte e ha voglia di uscire fuori. Potrebbe essere pronto già per Rio eventualmente, o credi che sia ancora troppo inesperto? Adesso puntiamo a qualificarlo e poi vediamo. In generale, come vedi il momento del pugilato italiano? Tu, Clemente Russo, avete dato tantissimo alla box tricolore, ma adesso sembra che finalmente ci siano alcuni giovani interessati, finalmente ci sia un ricambio. Cosa ne pensi? Sì, è arrivato un po' un punto di svolta, stanno crescendo i giovani, dobbiamo dare spazio, c'è un ricambio generazionale, almeno per quanto riguarda me, che ho dato un po' di spazio, ma penso che piano piano tutti quanti cresceranno e faranno bella figura. C'è movimento, si vede che la gioventù cresce e ha voglia di far bene. E tu stesso stai partecipando in maniera attiva ad un progetto che ci puoi spiegare? Sì, l'anno scorso ho dato vita a un campionato italiano a squadre, diciamo sulla falsariga di questo delle World Series of Boxing, cercando di far crescere i nuovi campioni di domani. Dopo questo piccolo contributo dedicato al pugilato, ci fermiamo un momento per la pubblicità, ma rimanete con noi che continuiamo a parlare di ciclismo. Ben ritrovati in studio, oggi parliamo di ciclismo. Se ci avete seguito nella prima parte abbiamo un po' parlato della situazione italiana e dell'opinione che abbiamo ora del ciclismo, ma il nostro programma è diretto verso Rio, verso le prossime Olimpiadi, quindi Gianluca, qual è la prima domanda su questo tema per il nostro Cassani? Quando si inizia a parlare di Olimpiadi, indubbiamente la prima domanda è sul percorso. Lei l'ha studiato, cosa ci può dire? L'ho studiato, è un percorso per scalatori, per uomini di fondo, sono 250 km, dopo 20 km pianeggianti c'è un primo circuito di 24 km da ripetere 4 volte. Ogni giro i corridori dovranno affrontare due strappi da 1 km l'uno, abbastanza impegnativi. Tra l'altro in questo circuito ci sono anche 2000 metri in pavè. Lasciato questo primo circuito si va verso il traguardo, ma c'è un altro circuito molto più impegnativo, perché dovranno i corridori affrontare una salita di 9 km con quasi 500 metri di dislivello per ben 3 volte. Dall'ultimo che arriva la montagna, poi 6 km di discesa abbastanza ripida e tecnica e 18 km pianeggianti. Vuol dire che bisogna portare uomini di fondo, uomini che vanno bene in salita, naturalmente anche almeno uno che abbia anche un discreto spunto veloce. Quindi per quanto riguarda l'Italia, uno dei possibili capitani potrebbe essere ovviamente Vincenzo Nibali, che è il volto del ciclismo italiano, ma anche un corridore come Diego Ulissi, che in un'eventuale volata ristretta potrebbe puntare una medaglia anche contro i big del ciclismo mondiale. Sono due corridori che sì, potrebbero far parte della mia nazionale. Poi ci sarà sicuramente Adriano Malori, perché? Perché chi fa la crono obbligatoriamente deve fare la prova in linea, e dato che ai Giochi Olimpici io posso giocarmi con la mia nazionale, con la nostra nazionale, due medaglie, perché c'è la prova a cronometro e c'è la prova in linea. A cronometro posso schierare due corridori, nella prova in linea 5. E come ho detto prima, noi affronteremo questa corsa, questa preolimpica il 16 agosto, lì capiremo tante cose, perché come fanno tutte le volte che c'è un'Olimpiade, l'anno prima ci sono le prove generali e quindi avremo la possibilità di andare a vedere il villaggio olimpico, se questa sistemazione può essere ideale per noi, ma naturalmente soprattutto andiamo per vedere il percorso. E voglio andare con corridori come Aru, come Nibali, possibilmente anche Ulissi e, come ho detto prima, Adriano Malori, perché con lui andremo a vedere, anche se non sarà inserita come preolimpica, il percorso della prova cronometro.
Due cose per capire. Intanto una corsa che si terrà più o meno a metà agosto, in quel periodo lì, quindi uscire dal Tour de France sarà molto molto importante. Sarebbe ideale, perché il Tour ti può dare quella condizione, ti può dare quel fondo necessario per avere la forma al top. E quindi staremo a vedere quel che riusciranno a fare questi corridori l'anno prossimo. Naturale che insieme a... Quindi Antonio... insomma ci stai dicendo che anche il prossimo anno Nibali al Giro d'Italia non lo vedremo. Insomma, però è probabile. No, perché potrebbe anche fare Giro Tour, vedremo. C'è anche questa possibilità. A parte che adesso vedremo, perché chissà, potrebbe anche fare il Giro d'Italia Nibali, non lo sappiamo ancora. All'80% no, però... No, però 20, c'è, questo, lasciamo questo 20. Questa possibilità che naturalmente sarebbe graditissima al tifoso italiano. Chiaramente. Vedremo. Sicuramente con i corridori, quella rosa di 5-6 corridori, dovrò parlare di programma già dal prossimo inverno, perché non è che un'Olimpiade la inventi da un giorno all'altro, bisogna programmarla, anche perché poi non dimentichiamoci che l'Olimpiadi è praticamente una prova quasi inedita per il professionista, perché fino al 1992 l'Olimpiade era aperta solamente ai dilettanti. L'ultima edizione l'abbiamo vinta con il povero Fabio Casartelli. Però sai, anche qui, se andiamo a vedere andando a vedere l'Albo d'Oro, nel 92 ha vinto Fabio Casartelli, nel 2004 ha vinto Paolo Bettini. Quindi sono 12 anni? Sì. Sì. Aggiungiamo le altre 12. Abbiamo altri 12? Attenzione. Non vogliamo finire perché insomma un po' di scaramanzia ce l'hai anche tu, vero? Un po' di scaramanzia ce l'hai. Ah, infatti non ho detto niente. No, infatti. No, lasciato dire a me. Giusto per capire. Esatto, giusto per capire quali l'input. Sono. No, allora, giusto per aggiungere la scaramanzia, quali sono i grandi favoriti dell'Olimpiade? Così lanciamo un po' di responsabilità. I grandi favoriti possono essere corridori come Kwiatkowski, come Valverde, come Gilbert, corridori che vanno bene su percorsi del genere. Lo stesso Sagan, anche se la salita è abbastanza impegnativa, ma potrebbe Sagan l'anno prossimo andare più forte rispetto a quest'anno, almeno guardando la carta d'identità. Poi potrebbero saltare fuori corridori nuovi. Sicuramente velocisti tagliati fuori. Quindi insomma, diciamo che finalmente sarà un'Olimpiade per grandi nomi, per i nomi delle gare a tappe, insomma, quelli che un po' illuminano la fantasia, no? Penso proprio di sì, anche perché poi, sai, l'Olimpiade, come dicevo prima, per il professionista la corsa simbolo è il campionato del mondo, ma... Comincia ad avere adesso anche l'Olimpiadi. Infatti Malori, parlavo con lui pochi giorni fa perché abbiamo fatto uno stage di 3 giorni a Lido di Camaiore, mi diceva che lui ha adesso, sportivamente parlando, 2 sogni. Uno è vestire la maglia gialla conquistando il prologo al Tour de France, e il secondo sogno è conquistare una medaglia all'Olimpiade. Insomma, diciamo che fino a 15 anni fa l'Olimpiade non rientrava nei vostri, perché tu insomma facevi parte degli atleti. Infatti io sono stato, tra parentesi, sfortunato, perché io ho smesso di correre proprio nel 1996, a febbraio del 96, primo anno in cui i professionisti sono stati ammessi ai Giochi Olimpici. Anche se poi andare alle Olimpiadi non è facile, perché possono schierare solo 5 corridori. Esatto, però insomma tu ci saresti andato, perché la maglia azzurra ce l'avevi tatuata sul petto. Io in qualche modo saresti entrato. Ho un ricordo bellissimo legato all'Olimpiade, ed è la vittoria di Bettini. Sì. Non c'erano tanti italiani quel giorno, parlo del 2004 ad Atene, e dato che era un circuito, alla partenza abbiamo parlato a lungo con Paolo, perché proprio era sotto di noi, quindi lui sapeva dove eravamo io e Dauro Bulbarelli in postazione. E quando è arrivato, che sai, Paoligno era a 20-30 metri, quindi ha avuto tutto il tempo di alzare le mani, e lui proprio a 10 metri dal traguardo, proprio mentre stava tagliando il traguardo, si è rivolto verso di noi
per esultare insieme a noi ed è stata un'emozione incredibile. E infatti ricordo la telecronaca di Auro Bulbarelli. E a casa mia, perché poi dopo siamo andati naturalmente a salutarlo ed abbracciarlo, finita la telecronaca, e mi ha dato il numero che aveva sulla bicicletta che tra l'altro gli hanno rubato. E quindi io a casa mia ho il numero 6 che aveva quel giorno. Il numero olimpico, diciamo. Esatto. Chissà che il prossimo anno il numero 6... Porto con me. In tasca, va bene. Questo va bene, va benissimo. Portiamolo. Ammesso che tu non l'abbia già adesso. Abbiamo parlato un paio di volte, abbiamo toccato l'argomento Adriano Malori. Finalmente sembra che l'Italia abbia trovato il suo grande cronomen da contrapporre ai Martin, ai Cancellara e agli Wiggins. Ed è molto stimolante, molto bello, perché tra l'altro il CONE ci chiede dei resoconti trimestralmente per capire un po' qual è lo stato di forma e la salute di quei corridori che potrebbero giocarsi una medaglia. E mentre per quanto riguarda la corsa in linea fare delle previsioni molto difficili, per la cronometro un po' più facili. Perché comunque è una corsa individuale, dove quando uno va forte comunque sa che può esserci lì. Come dicevi tu, Adriano adesso è uno dei più forti al mondo. Ha vinto il prologo alla Trino Adriatico, un prologo di 5 km con diverse curve. E non era un percorso per Adriano Malori, ed è riuscito a battere Cancellara. Sì, che forse è proprio la prova più adatta a Cancellara quella. L'anno scorso ha vinto la cronometro a San Benedetto del Tronto, battendo Cancellara, Martins e Wiggins, quindi i tre migliori. E allora con lui infatti si sta parlando, e già anche da qualche mese, proprio per avere l'avvicinamento migliore per essere al top ai Giochi Olimpici. Perché? Perché c'è la possibilità seria di conquistare una medaglia. Davide, l'ultima domanda su Rio, Froome, Contador, potrebbero essere nomi interessanti oppure secondo te sono tagliati fuori? No, non sono tagliati fuori, sono corridori poco veloci ma in salita vanno fortissimo e quindi la corsa potrebbe decidersi in salita. Poi, sai, sarò un po' più preciso dopo aver visionato il percorso, perché la salita di 9 km, sai, se è una salita regolare dove possono rimanere 20 corridori, è un discorso. Se invece ci sono strappi, come sembra, anche al 10-12%, allora sì che se ci sarà una selezione vera, corridori del genere possono andarsene anche da soli. Fare la differenza. Allora, facciamo un altro break, Laura. Esatto, per il secondo contributo della puntata di oggi, dedicato invece alla nazionale di calcio a 5. Un grande bomber oggi. Con Gabriel Lima. Gabriel Lima, centravanti della nazionale di calcio a 5, una divagazione sul tema. Calcio a 5 non è sport olimpico, però è sport che noi seguiamo con grande attenzione, dove l'Italia ha raggiunto grandi risultati. Allora sentiamoci questo brasiliano naturalizzato italiano che ci racconta cose molto molto interessanti. Gabriel Lima. Con Gabriel Lima, capitano della nazionale italiana di calcio a 5, sei tornato in nazionale dopo un anno dalla vittoria dell'Europeo in amichevole con la Serbia, hai giocato solo la prima partita. E come ti sei trovato a rivestire l'azzurro dopo più di 12 mesi? Ma io ero in grande attesa, perché per motivo o per l'altro ho dovuto aspettare giusto un anno dopo la finale dell'Europeo per tornare a vestire la maglia azzurra. E questo è conseguenza della mia scelta, la scelta di venire in Spagna. Sapevo che con le convocazioni e con i raduni sarebbe stata più difficile per il discorso delle date, che magari non sono ufficiali in tutto il mondo, però non sapevo che sarebbe stata così difficile vedere da lontano le partite e non poter esserci. Meno male che il mese scorso sono potuto venire ed esserci con i miei compagni, e tra l'altro con una grande vittoria in Serbia, che non era facile. Abbiamo visto una nazionale con tanti nuovi giovani e un gruppo abbastanza rinnovato per il futuro. Tu come hai trovato lo stato di salute della squadra? Bene, bene, come hai detto tu, c'è un ulteriore rinnovamento. Credo sia giusto, perché poi dopo una grande vittoria bisogna anche
proponere altri personaggi, altri talenti, provare e non restare sempre a guardare le stesse persone. Bisogna dare stessi nuovi stimoli per tutto il gruppo, e credo che inserire delle persone nuove, dei giocatori che stanno facendo un buon campionato quest'anno in Italia, sia importante per tutti noi. Certo è che col rinnovamento si trovano molte difficoltà, noi sappiamo, perché io ho vissuto anche il rinnovamento precedente, quello che è stato più forte dopo l'Europeo dell'Ungheria 2010, però è tutta questione di tempo, se si lavora bene poi i frutti arrivano. Adesso diciamo che gli appuntamenti, quello più vicino è il main round di qualificazione all'Europeo del 2016, poi appunto il prossimo anno ci saranno sia gli europei che il campionato del mondo. Cosa ti aspetti per queste gare, e firmeresti per un bronzo mondiale come nel 2012 o si può provare a interrompere la supremazia di Brasile e Spagna? Ma prima di tutto credo che l'appuntamento adesso che abbiamo è un appuntamento importantissimo, perché capiremo a che livello siamo dopo aver vinto una competizione così importante come l'Europeo. Non è facile ripetersi e non sarà facile nemmeno qualificarci. Giocheremo fuori casa, il che aumenta la difficoltà delle partite. E dovremo dimostrare che siamo forti, che siamo comunque umili, che non abbiamo cambiato, e metterci in gioco un'altra volta. E poi su quello che riguarda europei mondiali nel 2016, io firmerei per un altro europeo come è andato l'ultimo, però sicuramente le nazionali che ci affronteranno saranno molto più agguerrite, ci affronteranno volendo toglierci dal trono, e poi ai mondiali firmerei sì per un altro mondiale come il 2012 fino alla semifinale, e poi cambieremo la storia, magari con l'arrivo in finale e poi a vedere che succede. Ecco, parlavi proprio della nazionale spagnola, tu sei andato a giocare in Spagna dopo lunghi anni di militanza in Italia, adesso come ti trovi in un campionato nuovo e in una squadra nuova? Ma sinceramente io ero molto curioso di venire qua, poter giocare qua e capire quello che vedevo da molti anni in televisione o in internet. È un gioco totalmente diverso, è più veloce, ci sono più contropiedi, e sto imparando tanto, la verità è che sto imparando tanto, non dico che è un campionato più bello o più brutto, che le squadre sono più forti o meno forti, sono diversi, e sono campionati diversi, e credo che proprio perché sono diversi sto imparando cose nuove, cose che si stanno aggiungendo a quello che ho imparato in Italia e che mi stanno facendo magari un giocatore più completo, più vissuto e più conosciuto nel mondo del futsal. Ringraziamo Francesco Caligaris e Michele Cassano di Olimpia Azzurra per l'intervista. Noi invece andiamo un attimo in pubblicità. Siamo tornati in studio, terza ed ultima parte di Victory. Enrico, quali sono le battute finali? Ma le battute finali sono, intanto vogliamo ricordare ai nostri telespettatori che nel fine settimana, ci attende un fine settimana pienissimo di eventi sportivi, e insomma sia venerdì che sabato che domenica siamo in diretta da mezzo mondo, perché abbiamo la seconda tappa della Coppa del Mondo di Tuffi con Tania Cagnotto in diretta venerdì
diciamo attorno all'ora di pranzo, attorno alle 14 circa, e poi sabato e domenica abbiamo da Cottbus la diretta, questo interessa particolarmente a Anna Laura, delle World Series di ginnastica artistica, con il commento per i tuffi di Francesco Caligaris e Massimiliano Mazzucchi, e per la ginnastica artistica del nostro Stefano Villa. E dunque insomma, gli appassionati di sport olimpici avranno ancora una volta pane per i loro denti in questo fine settimana. Però torniamo a parlare di ciclismo con Davide Cassani, perché c'è una stagione che è appena iniziata, già qualche fuoco d'artificio si è visto. Diciamo quali saranno un po' i temi di questa stagione. Chiaramente partiamo dalle classiche, che stanno per arrivare, quelle più importanti, le 5-6 classiche tra Milano-Sanremo e quelle del Nord. Che cosa ti aspetti da queste classiche? Facciamo un panorama anche uscendo un po' dai confini italiani. Domenica c'è la Milano-Sanremo, dopo la Tirreno-Adriatico, è la prima classica monumento, sono 5, Sanremo, Fiandre, Roubaix, Liegi-Bastogliegi e Giro di Lombardia. Sì, ce le giochiamo quasi tutte nel prossimo mese e mezzo. Sì, 4, sì, 4 tra marzo e aprile, l'ultima Lombardia a ottobre. E, sai, noi soffriamo un po' ancora perché non abbiamo un italiano favorito. A differenza dell'anno scorso è molto più avanti di preparazione Filippo Pozzato, che alla Sanremo è sempre andato bene, ha vinto una Sanremo qualche anno fa. La caratteristica di questa nuova Sanremo è il ritorno in via Roma, il classico traguardo dopo la Fontana, e vuol dire che il traguardo è un po' più vicino rispetto alla conclusione della discesa del Poggio. Cimolai, che è riuscito già a vincere un paio di corse, ha vinto il Leguiglia, ha vinto una tappa alla Parigi-Nizza, però gli avversari sono temibilissimi. Diciamo, facciamo un po' di quadro della situazione a livello internazionale, insomma, chi parte favorito non solo per la Sanremo, ma mi pare di capire che anche per le classiche del Nord, non so, Van Avermaet può essere un nome di quelli... Anche la Sanremo, il belga della BNC è molto pericoloso perché va forte in salita, su quelle salite, ed è anche abbastanza veloce. Sagan naturalmente... È tornato lui? Io penso di sì, io penso che una corsa come la Sanremo prima o poi la vincerà, quindi potrebbe già essere quest'anno. Poi non dimentichiamoci il vincitore dell'anno scorso, Alexander Kristoff, che lui è cresciuto bene, è partito alla grande, ha già vinto 5 corse e quindi molto molto pericoloso. E poi staremo a vedere. Poi speriamo in qualche sorpresa, perché italiani dobbiamo sperare in quella, insomma, e non si sa mai, vero Gianluca? Sì, sostanzialmente sì, anche perché... Come ha detto il CT Cassani, non abbiamo il grande favorito, però potremmo provare a vincere, magari cercando di anticipare o in qualche situazione di corsa un po' particolare. Mi viene in mente, abbiamo parlato di tanti nomi, mi viene in mente Cancellara, che nelle classiche monumento non scende dal podio dal 2010, se escludiamo il Fiandre, in cui è caduto, si è dovuto ritirare. Sì, alla Sanremo ha una costanza di rendimento, sì, incredibile. A parte Fiandre e Roubaix, che quelle sono le sue corse, ma anche la Sanremo è riuscito a vincere ed è sempre sul podio. Certo. Poi un piccolo appunto su Sagan, che forse sta vincendo meno di quanto ha vinto gli scorsi anni, però magari è la volta buona che riesce a vincere una classica monumento, una grande classica. Le gare giuste, perché insomma, ha sempre vinto tantissimo. Ripeto, sempre escludendo la stagione scorsa, però forse al momento giusto non si è mai fatto trovare pronto, no? Noi staremo a vedere, perché Trentin, che è uno degli uomini, dei giovani più interessanti che abbiamo, è caduto in Oman, ha perso una settimana di allenamento, non è riuscito a fare la Parigi-Nizza, neanche la Tirreno-Adriatico, e quindi non so ancora se riuscirà a prendere il via al Milano-Sanremo. Se ci sarà comunque un Trentin non al 100%. Lo stesso Colbrelli, che l'anno scorso è stato bravissimo, si piazzò in sesta posizione, è stato male, anche la Tirreno-Adriatico si è ritirato per questo virus intestinale,
e quindi anche lui non so se riuscirà a essere al 100%. Però l'anno scorso ci fu un bel attacco di Battaglin, corridore particolare, un corridore al quale io credo tantissimo, ma un po' sotto le attese, sotto le premesse, perché un corridore come lui che vince due tappe in due anni al Giro d'Italia e soprattutto per le caratteristiche che ha potrebbe fare molto di più. E quindi chissà se a Sanremo riuscirà ad inventarsi qualche cosa. E Nizzolo, attenzione, perché anche lui è un corridore veloce, un corridore che scollina e anche lui potrebbe essere lì a giocarsi la Milano-Sanremo. Quindi non siamo tra i favoriti, ma qualche italiano secondo me si può inserire. Poi in vista delle classiche del nord, quindi soprattutto Fiandre e Roubaix, mi viene in mente Daniel Oss, che ha fatto molto bene in questo inizio di stagione, forse è la volta buona che sboccia definitivamente. Oss è partito, era partito bene, poi si era un po' perso, l'anno scorso per un infortunio dovette saltare tutte le classiche, però poi ha vinto il campionato del mondo a squadre con la BNC insieme a Manuel Quinziato. È partito bene, anche la Tirreno Adriatico ha lavorato per soprattutto Van Avermaet, sempre lì davanti nelle tappe per lui, e quindi chissà, potrebbe anche lui avere quel qualcosa per giocarsi la Milano-Sanremo, anche se potrebbe avere un ruolo di appoggio, non dico da gregario, ma quasi. In alcune corse però il ruolo di appoggio potrebbe poi portarlo ad essere una situazione di corsa in cui poter puntare ad un risultato importante. Sembra lontanissimo, però il mondiale di ciclismo ha questa caratteristica, che sembra sempre là in fondo alla stagione, poi a un certo punto ti trovi già a guardare le gare che si svolgono giorno per giorno in prospettiva mondiale. Vogliamo parlare un po' di questo appuntamento, che è il primo tuo appuntamento importante? Allora, quest'anno abbiamo qualche possibilità in più. Sapevo che Ponferrada non era data ai nostri corridori, l'unico che poteva fare bene su un percorso del genere era Diego Lissi, ma per le note vicende, per la squalifica, non abbiamo potuto schierarlo. Circuito di 16 km da ripetere 16 volte, percorso facile perché 11 di questi 16 km sono completamente pianeggianti, classiche strade americane. Sì, vogliamo però, ricordare a Richmond in Virginia, fine settembre. Però arriviamo a 5 km dall'arrivo, c'è uno strappo di 200 metri in pavé, sembra di entrare sul percorso del Giro delle Fiandre, anche se questo strappo è di soli 200 metri. Però la strada è abbastanza stretta, ma è pavé vero. Poi un po' di pianura, discesa, secondo strappo, altri 200 metri, gli ultimi 100 con una pendenza al 16%, una volata, perché alla fine sono pochi secondi. Ma anche qui la caratteristica è che la strada è molto stretta, discesa, e arriviamo a 2 km dall'arrivo. La strada ritorna bella ampia, leggera salita, curva, ultimo chilometro, strappo di 400 metri all'8%, strada molto ampia. Un piccolo Kauberg, il Kauberg è lo strappo di Valkenburg in Olanda. Quando si arriva in cima mancano 600 metri pianeggianti, o meglio in leggerissima salita. Vuol dire che devi, come si dice in gergo, saper limare, cioè saper mantenere le posizioni di testa, perché all'ultimo giro potrebbero esserci ancora 120-130 corridori, quindi una lotta incredibile per stare davanti. Bisogna avere quella potenza necessaria per superare, eventualmente staccare gli avversari su strappi del genere, e poi questi 600 metri pianeggianti. E quindi sai, corridori per fare bene su un percorso del genere potremmo averne. E noi lo speriamo. Io dico una cosa, Anna Laura, io in questi 3 minuti mi sono gustato Davide Cassani, che è tornato al suo ruolo di commentatore e di raccontatore, e quanto era bello, mamma mia. Ma infatti, l'abbiamo vissuto in diretta e questo ci la fa. Mia curiosità è, avendo vestito vari ruoli nell'ambito del ciclismo, qual è quello che senti di più tuo? Ma sai, quando ero giovane speravo, sognavo di diventare un corridore, per 15 anni mi sono sentito Dio in terra, perché comunque ero riuscito a realizzare un sogno. Per 18 anni ho raccontato il mio sport, mi sembrava ancora di essere nel gruppo, e la RAI mi ha dato questa grande opportunità di farmi conoscere, ma soprattutto per vivere da un altro punto di vista il ciclismo, da una posizione privilegiata. E
Quando ero commentatore, negli ultimi anni, il mio sogno era quello comunque di tornare in nazionale. E quindi nella vita, tu sei giovane e quindi forse lo sai quanto di me, comunque nella vita uno ha dei sogni, ha degli obiettivi. E quando questi sogni, questi obiettivi si realizzano, tutto è bello. Però i cicli cominciano e finiscono. E quindi sono felicissimo di non correre più, perché non sarebbe più possibile, anche se vado ancora in bicicletta e corro a piedi. Anche il passato da commentatore è comunque un piacevole ricordo e vivo così intensamente questo nuovo lavoro che per me è la cosa più bella al mondo. Essere alla guida di un'ammiraglia che è stata di Alfredo Martini, prima è stata di Binda, poi è stata di Ballerini, di Bettini, grandi personaggi. E quindi... Sei il nuovo grande personaggio. Sì. È un sogno che si realizza, perché sai, per me la maglia azzurra è sempre stato un punto di arrivo. Io mi sono innamorato del ciclismo nel 68, quando mio padre mi portò a vedere il campionato del mondo a Imola, vinto da Adorni. Io quel giorno decisi che da grande avrei fatto il corridore. Quindi ho sempre vissuto con questa maglia che rappresentava comunque la realizzazione di un sogno. Quando Alfredo mi ha dato la mia prima maglia azzurra da titolare nell'85, mi sono guardato allo specchio, l'ho indossata e mi sentivo un corridore importante, anche se non lo ero. Quindi puoi immaginare adesso essere al posto di Alfredo, cioè essere quello che alla fine può dispensare sogni o togliere sogni, perché alla fine comunque la cosa più difficile per me non è convocare, è lasciare a casa. Fare delle scelte. E sono sempre molto difficili. Però qua ancora adesso, quando mi dicono commissario tecnico, mi volto e dico, sono io. Chiamano me. va bene. Insomma, ci sarà qualcuno a casa tra, non so, giovani ciclisti, così, che in questo momento, sentendo le parole di Davide Cassani, avrà sicuramente ancora maggiore slancio di quello che ha quando va in strada, Gianluca. Magari fra quelli che ti stanno guardando in questo momento c'è il Davide Cassani o il Nibali del futuro. Vogliamo capire qualcosa di più di quello che è quello che è sempre stato il grande vivaio italiano? Continua ad essere grande oppure c'è una crisi di vocazioni? Sai, ce ne sono meno di ragazzi che si avvicinano al ciclismo ed è sempre più difficile trovare ragazzi che hanno la voglia di sudare, di faticare, però ci sono. Con la federazione abbiamo intrapreso una strada, abbiamo dato il via a dei progetti che sono rivolti soprattutto ai giovani. Nel mese di dicembre a Montichiari, dove c'è l'unico velodromo coperto, abbiamo chiamato 30 juniores, abbiamo fatto loro dei test, perché vogliamo avere sotto controllo chi ha talento. Perché noi vogliamo non sottrarre i corridori alle squadre, tutt'altro. Vogliamo aiutare le squadre, vogliamo dare quel contributo, perché abbiamo comunque un centro studi, abbiamo dei tecnici che possono dare informazioni importanti ai direttori sportivi e ai corridori stessi. Ed è per questo motivo che ogni mese organizziamo uno stage di 3 giorni, aperto ai juniores e under 23, proprio perché vogliamo testare, vogliamo controllare, vogliamo anche dare un'opportunità ai corridori, perché quando tu chiami un corridore nazionale, gli dai la maglia azzurra anche solo per 3 giorni di allenamento, è comunque qualcosa di importante, è uno stimolo. E questo ragazzo si sente osservato, si sente seguito e secondo me può dare ancora di più. E la stessa cosa facciamo con gli under 23. E quindi penso che il lavoro che stiamo facendo adesso potrebbe avere dei risultati, naturalmente non nelle Olimpiadi di Rio, ma nelle prossime Olimpiadi, ma soprattutto nei prossimi anni. In Emilia-Romagna abbiamo qualche difficoltà, perché non abbiamo delle grosse squadre under 23, abbiamo alcune buone squadre juniores, la Sidermec in Romagna, l'Italia Nuova qui a Bologna, dove tra l'altro abbiamo avuto Cinti recentemente in uno stage di 3 giorni. Tra le altre cose abbiamo avuto un altro bolognese, Landi, che corre per una squadra toscana, a proposito. E quindi stiamo seguendo anche ragazzi, bravi ragazzi che sono nati e si allenano e corrono qua.
Bene, allora, come sempre, questo è il momento delle previsioni, della situazione. Abbiamo in collegamento telefonico Federico Militello, direttore di Olimpia Azzurra. Federico, allora, intanto facciamo partire la musichetta solita, che è quella che piace a Federico, che è di Rocky, se si può. E poi ti chiediamo, Fede, insomma, parlaci un attimo. Immagino che oggi tu voglia parlare di ciclismo, visto l'ospite che abbiamo qua in studio, no? Federico, non lo sentiamo, allora torniamo in studio, vediamo di capire se è possibile mettersi in contatto, forse no. Allora, facciamo così, facciamo un break, da oggi inizia anche una nuova rubrica. Esatto, il medico consiglia. Perché insomma Davide Cassani tutte le domeniche su Radio DJ fa una trasmissione assieme a Stefano Baldini, a Linus, che parla, si rivolge ai praticanti. Anche noi abbiamo questa piccola, nel nostro piccolo abbiamo questa così, possibilità di rivolgersi a qualcuno che pratica, e come ben sai chi pratica ogni tanto incappa in qualche problema. Allora noi proviamo a prevenire, o comunque a far capire a chi pratica, che c'è la possibilità di stare meglio con la dottoressa Francesca Vannini dell'Istituto Razzoli. Buongiorno, parleremo oggi delle ricostruzioni biologiche della caviglia. Sostanzialmente l'artrosi nella caviglia può essere conseguente a diverse problematiche, che possono essere le fratture che hanno dato consolidazioni viziose, le instabilità croniche o anche dei difetti di accrescimento che hanno portato ad avere una caviglia con un male allineamento. Sostanzialmente è molto importante capire quando può essere fatta la ricostruzione biologica, e questo dipende da quanto è deforme la nostra caviglia, da qual è il grado di artrosi, qual è lo stato anche delle altre articolazioni del piede che vanno considerate e qual è l'età del nostro paziente. In quelle artrosi che sono di un grado moderato, quindi di un grado 1 e 2, dove per esempio ci può essere un male allineamento dell'arto inferiore, si possono fare delle osteotomie che vanno a rimettere in asse la caviglia e quindi ad aiutarla poi a non progredire nel processo artrosico. E lo stesso dicasi per quei malallineamenti intraarticolari, dove si può proprio andare ad allungare il perone con un innesto osseo per rimettere la caviglia in asse. Ma che cosa fare quando l'articolazione è troppo rovinata? Perché naturalmente ci sono delle protesi, e il ruolo delle sostituzioni protesiche nell'anca e nel ginocchio è un ruolo che è estremamente consolidato, ma non così nella caviglia, dove la protesi è più fragile ed è adatta prevalentemente per soggetti più anziani. Pertanto si è andati a ricercare una soluzione biologica per sostituire la caviglia con una caviglia nuova. E questo si può fare con una caviglia da donatore. Una caviglia da donatore è una caviglia normale che viene impiantata in un soggetto artrosico e che può venire riabitata dal soggetto artrosico stesso. Sono caviglie che vengono conservate sostanzialmente a una temperatura sui 4 gradi e possono venire reimpiantate fino a 14 giorni. Sono caviglie che sono in grado di mantenere i condrociti vitali e quindi la cartilagine vitale in modo da poter venire reimpiantata e utilizzata dal ricevente. Naturalmente è un intervento che si fa in pazienti giovani, pazienti sotto i 50 anni, dove ad esempio ci siano anche altre articolazioni compromesse o comunque pazienti che non vogliono perdere il movimento della loro caviglia, e si può fare soltanto quando l'anatomia articolare è un'anatomia ancora buona e quindi che non è completamente sovvertita. Vi sono alcuni casi molto gravi in cui questa cosa non può essere applicata. Finora, per lungo tempo, si sono fatti degli allograft parziali, cioè dei piccoli pezzi di articolazione sostituiti a una parte, per esempio, della superficie articolare che fosse rovinata, ma soltanto in un'area modesta. E questo vedete ad esempio in questo caso, dove c'era una lesione dell'articolazione soltanto nella parte interna, e questa lesione è stata sostituita con un pezzetto di osso e cartilagine da donatore. Ma tuttavia adesso siamo stati in grado anche di ricostruire la caviglia intera e quindi di porre l'intera superficie articolare di astragalo e tibia
sostituendola a quella danneggiata. E qua vedete per esempio un caso di un paziente di 28 anni con un'artrosi grave che è stata completamente sostituita con una caviglia nuova, e qua questo è il suo risultato a 4 mesi di follow-up e poi ancora a 3 anni, dove la caviglia neoimpiantata si è completamente integrata e è andata a ricreare un'articolazione molto simile a quella originale. Quindi è una cosa che è fattibile, trapiantare una caviglia nuova in un soggetto con una caviglia danneggiata? Sì, è una cosa che si può fare, bisogna che la caviglia abbia una stabilità e un'anatomia molto simile a quella normale, ma con il progredire delle esperienze e le corrette indicazioni, questo intervento, cioè l'allograft, è in grado di offrire una caviglia con un buon movimento, anche se non ampio come quello di un'articolazione sana, e un'assenza di dolore. Vi ringrazio. Chiedo scusa alla dottoressa Vannini, che è dell'Istituto Rizzoli, ma qua si parla sempre di sport, sì, esatto, quindi ho citato Rizzoli. È uscito un Rizzoli. Esatto, che invece... Allora, andiamo subito da Federico Militello, che sappiamo ha i minuti contati, forse i secondi. Federico, per parlare, per fare il tuo solito intervento sul borsino olimpico. Allora, oggi parliamo di ciclismo, no? Ciao Federico, buonasera a tutti. Sì, parliamo di ciclismo su strada. È una disciplina dove l'Italia ripone davvero grandi speranze per le prossime Olimpiadi, e soprattutto per la prova in linea maschile su un percorso davvero impegnativo per scalatori puri, dove noi potremmo esaltarci con Fabio Aru e Vincenzo Nibali, assieme poi anche ad Adriano Malori nella cronometro, atleta che sta migliorando anno dopo anno, che già attualmente possiamo ritenere tra i primi 5 al mondo e che davvero si giocherà un podio a Rio. Da non sottovalutare nemmeno la nazionale femminile con Elisa Longoborghini e Rossella Ratto, anch'esse adatte al circuito brasiliano e quindi altra carta da medaglia per l'Italia. Quindi ricapitolando, dal ciclismo su strada, che non assegna tanti titoli come il ciclismo su pista, l'Italia comunque potrà giocarsi almeno 3 carte da podio, che non sono poche. Non sono poche, noi ringraziamo Federico Militello per il suo preziosissimo intervento come sempre, insomma ci ha previsto quasi 3 medaglie. Ma sai, abbiamo anche buone possibilità con Elia Viviani. La specialità olimpica è l'Omnium. L'Omnium è quella prova che ne racchiude 6. Devi essere forte nell'inseguimento individuale, devi essere forte nel giro lanciato, c'è l'individuale. E recentemente ai mondiali Elia Viviani ha conquistato la medaglia di bronzo. Ha vinto questo fenomeno colombiano di 20 anni, Gaviria. Però non dimentichiamoci che i mondiali si sono svolti nel mese di febbraio. Per Gaviria era piena stagione, per Elia Viviani no, corre in agosto, un altro discorso. E quindi abbiamo anche qui grosse opportunità di conquistare una medaglia. E lo speriamo veramente, insomma, di riscattare un po' quello che fu Londra, che non ci diede capito. C'è anche la mountain bike, la mountain bike con Eva Lechner e con Marco Aurelio Fontana. Cioè, alla fine comunque una ci andrà bene. Speriamo anche di più. Allora, con questo augurio siamo arrivati in chiusura. Al momento dei saluti. Esatto, quindi ringraziamo i nostri ospiti, Davide Cassani e Gianluca Santo, che come sempre offrono la loro professionalità nonostante siano ragazzi giovanissimi, e quindi questo è importante. Sono tutti molto bravi, Olimpia Azzurra lo ricordiamo, insomma andate a darci un'occhiata ogni tanto perché ci sono tantissime notizie, tutto live, tutto sul momento, quindi chi è appassionato di sport trova pane per i suoi denti. Grazie ad Anna Laura Mucci. Arrivederci a tutti, quindi vi ricordiamo anche di seguirci se avete perso questa puntata nella replica di mezzanotte, di seguirci eventualmente su olimpiazzurra.com, su SportTube, su Facebook, siamo ovunque, quindi non avete motivo per non guardarci. Giusto, la Enrico? Prossima settimana con grandi sorprese, forse una nazionale al completo, non svegliamo. Però è una nazionale a noi molto vicina e sicuramente saranno qua
i ragazzi, lo vogliamo, dai, via, lo diciamo, del triathlon. Ci sarà. Così sono obbligati a venire. Si parla un po' anche di ciclismo. Si parla, sappiamo che sei un grande appassionato, quindi avremo Alessandro Fabian, avremo alcuni dei grandi esponenti della nazionale, quindi ci vediamo qua tutti puntuali alle 19 il mercoledì con Victory Rota su Rio. Arrivederci. Stefano Baldini. Chi poteva pensare che un clown pallido fermasse il cavallo scosso? Del resto, nessun saggio cavaliere avrebbe lanciato un presunto ronzino in una tale folle corsa. Tu intanto sentivi solo lo scandire dei tuoi passi e già dal primo metro le note del glorioso inno. Quando, tra le mura bianca di storia, con pietoso rispetto, leggero calpestasti la sua ombra, allora Hermes ti sussurrò all'orecchio che l'Olimpo voleva te a condividere l'ambrosia.